Di Battista. Grazie Presidente. Io prima durante la commemorazione delle vittime di Genova non ho preso parola perché non volevo minimamente rischiare, no, di sembrare inappropriato in quel momento, però siamo molto molto arrabbiati, siamo stufi e stanchi degli ipocriti boldriniani minuti di raccoglimento, soprattutto in virtù del fatto che questo Parlamento non legifera. Qui c'è una proposta di legge, come ha detto il mio collega Zolezzi, del Movimento 5 Stelle, ma ce ne sono anche altrettante valide proposte di legge di colleghi parlamentari degli altri partiti per contrastare il dissesto idrogeologico, ma non vengono discusse in questo Parlamento perché arrivano solamente indecenti valutazione politica, decreti del governo Renzi, e siamo ancora di più schifati dall'informazione, dall'ipocrita informazione che si occupa di più di un contestatore che avrà le sue ragioni, per l'amor di Dio, che del fatto che il Premier, il Presidente del Consiglio, ci ha mentito, non ha compiuto una promessa, una delle tante slogan, una delle tante promesse, 1,5 miliardi al dissesto idrogeologico entro il 1º aprile, oppure si sa che ha ricevuto una lettera dai legali delle ditte incaricate della messa in sicurezza del torrente Bisagno, che avevano avvisato il Premier della necessità di avviare subito i lavori per evitare le esondazioni. Lo testimonia la lettera inviata a Palazzo Chigi il 5 agosto, dove appunto le ditte chiedevano di consentire l'immediato avvio delle opere per risolvere la criticità del territorio. Testuale, rimandare e temporeggiare ancora espone la collettività al concreto rischio di veder riaccendere la tragedia del novembre 2011. Ci date dei populisti? Benissimo, siamo populisti, ma le cose le facciamo in maniera populista, ma le facciamo. Noi ci tagliamo gli stipendi e li diamo alle piccole e medie imprese. Fate altrettanto voi, tagliatevi gli stipendi e li date a Genova, li date alla Sardegna, li date al Gargano, così fate qualcosa anziché chiacchierate. E approvate questa legge o le vostre altrettanto buone, dicendo anche no alla decretazione d'urgenza e al fatto che questo Parlamento è diventato il passacarte del governo. Grazie Presidente. Grazie a lei.